Benvenuti Lupetti in questo nuovo episodio di Paper Mario e Portale Millenario. Nello scorso episodio siamo andati a Holong e stiamo facendo tipo salendo di classifica per affrontare il campione e ottenere la cintura, perché si crede che ci sia la gemma stella anche, però non vi dico niente. Non su succederà qualcosa di molto imprevisto. Allora, da quello che ci ha detto il Koopa d'oro, dovrei già poter andare di qua a fare una certa cosuccia. Quindi fuori dove c'è dove c'è il negozio di panini. Ma non potete anche parlare con questo tizio qua verde? Ehi, Gonzales, come va? Io sto benone, sto cercando delle cose. Poi, tu conosci i sette misteri dello stadio? Sono molte storie che riguardano i meandri di questo stadio. Sono conosciute come i sette misteri dello stadio. Mi affascinano moltissimo e mi sono dato alla caccia di indizi. Allora, vuoi ascoltare le storie dei sette misteri dello stadio? Dovrei farlo? Nello spogliatoio della serie B c'è una strana parete. La storia racconta che la parete nasconde le ossa dei lottatori deceduti. Vuoi ascoltare un'altra storia? Il gabinetto cannibale. Da qualche parte dello stadio c'è un bagno con un water che mangia le persone. Chiunque si sia avvicinato a quel bagno non ha più fatto niente ritorno. Le scale invisibili. Da qualche parte nello stadio esiste un piano superiore, ma non ci sono le scale per salire. Chi vi si è avvicinato dice di aver sentito degli ululati. La stanza stregata. Nella stanza del campione ci sono i fantasmi. Se si rimane immobili per un po', si cominciano a sentire delle strane voci. Saranno i lamentieri, i racconti di lottatori che, messi KO, reclamano vendetta. Il barlume del ring. Questa cosa me l'ha detta un mio amico, di un amico di un'amica mia. Pare abbia visto una luce misteriosa provenire dal ring quando non c'è nessuno. Non ha potuto guardare bene perché la porta era chiusa a chiave. Ma un giorno controllerò io. Sparizioni. Alcuni lottatori spariscono misteriosamente allo stadio. Anche il primo campione, Re Maska, non si sa che fine abbia fatto. Gans e Von Fungen. Gans è un tipo strano, ha più di 60 anni eppure non si direbbe affatto. Un fisico simile io si può avere a 20 anni, non credi? E poi circolano tre voci sulla signorina Von Fungen. Pare che a volte sparisce e non lascia la minima traccia. Dei lottatori l'hanno vista entrare nel bagno e non uscire più. Che strano. E come dici? No, non penso che i lottatori passino tutto il tempo a fare guardia ai bagni. E abbiamo finito tutto, vero? Sì. Io credo fermamente che queste storie non siano frutto di chiacchiere vane. Non so spiegartelo, ma sento l'odore del mistero avvolgere lo stadio. Un giorno avrò le prove che testimonieranno per tutto che è tutto vero, verissimo. E tu, quando vuoi ascoltarne, torna da me. Ok, abbiamo letto tutte quante le storie. Allora vado per di qua, perché se non erro, adesso è possibile fare una certa cosa già fuori dal. Beh, tipo qua è possibile tipo fare così, tipo se io volessi tipo parlare con lui mi direbbe: Nina, non crede che sia così facile essere una superstar? Vediamo se con un po' di impegno riesce ad arrivare dove sono io. È possibile fare così, quindi sbarazzarci tutti questi fan. E una volta che avremo finito, vai via. Cambia il dialogo. Che c'è? Ti farebbe sentire tanti fan esultare per me? Tutta bestia d'invidia. Ho prodotto i panini imbottiti. Ma questa è una tragedia.
L'uovo, il mio uovo. Qualcuno lo prenda. Tragedia. E adesso come faccio a riprenderlo lassù? Dove saper volare? Volare come un passerotto. Ok, il modo per raggiungere l'uovo. Vi ricordate che abbiamo preso la scheggia stella vicino al posto del campione? Quindi sopra c'era una pedana che vi faceva poi andare su. Quindi è possibile mettere il volo. Ok, ce l'ho fatta. Aggiungere l'uovo. Sito Mario, non vogliamo mica che se lo mangi qualcuno, vero? Che dici? Lo aiutiamo? Sì. Beh, se ciò che vuoi, Mario, allora dovremmo dare una mano. Signore, sembra che questo ovetto non voglia essere mangiato. Possiamo lasciarlo andare? Poi cosa vi dico? Che un nuovo saltellino non deve essere poi così buono. C'è pure quello che volete. Ovetto, sembra che tu sia libero ora. Sei contento? Come dici? Vuoi venire con noi? Mario, che facciamo? Portiamolo con noi. Hai sentito? Sei contento? Ma dovrai comportarti bene. Ma perlomeno oggi dovremmo riuscire a andare in serie A come classifica. L'intento anche di oggi, per questo episodio, anche quello lì. Vedo che qua la nostra spogliatoio. Quindi Gonzalez, ti sei deciso a combattere? Questa volta incontrerai alla posizione 14 in classifica i 4 ladroni di vittorie. Sì, bene, in questa match non devi usare i salti. Vediamo come te la cavi quando non puoi avvalerti delle acrobazie. Una fortuna roccia. Come sono messo di punti fiore? Sono messo bene, credo, al massimo, quindi aspettiamo che arrivi. Il match fra i giusti siete gli Infrigate Gonzalez e le canaglie sanguinarie, i 4 ladroni di vittorie. Non perderemo. Non riuscite ben pure a vedere le nostre mani leste. E battiamo il gong. Cominciamo col primo, quello rosa. È un furfo, 5 punti di vita, attacco 2, difesa 0, ubicazione, stadio, eccetera. Quindi usiamo un bel martello, un sisma attacco. No, ha preso il blocco Pauca. Volevo sconfiggerlo subito quel tizio. Lì. Mega furfo. Ok, che stile, perfetto. Quindi ha 8 punti di attacco a 3, difesa a 0, ubicazione stadio. Un attimo, io non posso saltare. Non posso non usare oggetti. Dovrei avere anche dei fiori di fuoco ancora nell'inventario, appunto. Eccolo qua. Ok, è scappato. Quel mio blocco Pau. Cavolo.
Ho tipo un oggetto che fa pochissimo danno. No, allora facciamo difesa. Volevo fare una difesa perfetta, non sono neanche riuscito. E mazzapicchio, dobbiamo riuscire a sconfiggerlo così. Almeno spero. Ok. Vincitore Gete Gonzales. Sto più facile del previsto. Cioè, hai notato anche tu, nel bar di Frullati di Ologon, c'è una ragazza bellissima. Un giorno di questi vorrei proprio andare a salutarla. Magari ci incontriamo lì. Ma devi vincere questo match in non più di 5 turni, ok? Recupero su ottimo i punti, Fiore. Che se va bene, l'uovo si schiuderà anche prima di finire l'episodio, anche perché mi serve come miniatura del video, quindi. Ora il match fra il giustiziere degli inferi Gete Gonzales e i messaggeri del male, gli apocalittici. Forza Mario, ce la faremo. Tornate da dove siete venuti. E battiamo il gong. Allora, sono tutti nemici che ho già scannerizzato, quindi nel bosco misterioso, quindi nella grande quercia, anche. Quindi. Allora, un attimo. Ok, il primo abbiamo sconfitto. Allora, posso usare il martello sulla pianta piranha, quindi. Più anche più di 3 attacco, giusto? Benissimo, quindi abbiamo sconfitto. E finiamo con l'osso ragno. Ma chi sono più te? Vincitore Gete Gonzales. Tu un gioco da ragazzi. Se stavo pensando di abbandonare il ring, non mi offre nessun futuro. Ho deciso che il prossimo sarà il mio ultimo match. Mi spiace e mi mancherai, ma è un passo che devo fare. Gonzales, non dimenticarti di questo odone di cupa che sono, ok. Ma nel frattempo potrei già dirvi cosa molto importante, che dopo aver finito il capitolo 3 faremo tutte le quest del capitolo 1, del capitolo 2, e se ho intenzione magari anche capitolo 3. Almeno i primi due capitoli finiremo anche quelle cose al 100%, così è fatto. Inutile che vi dico che finiremo al 100% anche questo terzo capitolo prima di finirlo, quindi. Il match fa il giustiziere degli inferi, Gonzales, e si piegano, ma
ma non si spezzano il trio dell'alta solidità. Forza, Mario, ce la faremo. Vi duriamo in briciole, in men che non si dica. E battiamo il gong. La commissione mi è servita molto, devo dire, il blocco Pau che mi ha rubato il tizio, il ladro. Che non ho intenzione di cambiare compagno, quindi enciclopedia. Iperteschio teschio osso. A 3 punti vita, attacco 2, difesa 2, ubicazione stadio, ok. E qua presumo che sarà un pochettino difficile da sconfiggere. Un pochettino difficile da sconfiggere anche perché non ho blocchi Pau. No, vero? Come facciamo? Non mi sembra che la mazza faccia qualcosa. Ah no, fa qualcosa, ok, non mi ricordavo. No, lo fa una difesa perfetta. Ok, perfetto. Ok, ti fai più 6 di attacco. Ok. Non credo che sia sotto. Non forse sia sotto. Adesso che è sotto solo posso colpirlo con più danno. Ok. Ok, ci mancano pochi match per almeno arrivare al punto in cui volevo arrivare. Mi fa schiudere almeno l'uovo. E i bombardieri? Feroci, ok. Ma in questo match non devi usare tecniche speciali almeno una volta. Tecnica speciale almeno una volta, ok. Quindi invece sono delle bombe. Allora il match fra i giustizieri degli infidi, Gaze Gonzalez e le mine vaganti, i bombardieri feroci. Forza Mario, ce la faremo. Gonzalez, ti bombarderemo con esplosive, tecniche omicidie. E battiamo il gong. Cominciamo un attimo a tecniche speciali, quali sono? Ok, dovrebbero essere tipo le tecniche con... Man mano che otteniamo tipo punti e... Non punti. E gemme stella, quindi 4 punti di attacco 2, difesa 1, ubicazione, stadio, eccetera, ok. Quindi vuole... Allora, cosa mi lanci? Beh, ah, una moneta, beh, non importa. Usiamo un po' di astromoto, quello secondo me è più utile per il momento. Ok, eccellente. Adesso possiamo subito asciottarle in un colpo solo. Sembra una cosa meravigliosa, sarebbe. Perfetto. Ok, se diciamo tra poco saremo anche di livello, buono.
qui posizione 11, siamo già quasi a metà. Senza Machocupa, chi mi dirà come conquistare una donna? Boom! E la vita. I forti rimangono, i deboli se ne vanno. Non fai l'insensibile, tanto lo so che manca anche a te. Ecco, questo è il suo spogliatoio. Comincia ad allenarsi con i lottatori di serie B. Se non le piace, questo è il tamaio. Io consisterei. Consideri un motivo in più per farsi ammettere più presto in Serie A. Quando si sente pronto. Quando si sente pronto, ok, lo so come funziona. Capo. Ok, faccio una prova. Si avvicina al PC, ok. Alla fine spiega tutto quello che ha spiegato noi prima, quindi inutile che sto tutto quanto adesso mette sto tutto quanto lì a leggere, che sembra una cosa inutile. Salve a tutti ragazzi, mi chiamo Shopistress. Suo Pistress, comincia il match, mi segua. Sono venuti a prenderla. Mi muoiono sul ring, per favore. Si impegni. Sono messo ben quello. Volevo un attimo guardare prima che mi interrompesse. L'enciclopedia come siamo messi? 37 su 134, però. Siamo messi bene. Abbiamo Nerea. Un attimo. Perché hanno messo tipo un coso di distacco? Boh. Vedi come ti sei deciso a combattere. Questa volta incontrerai la posizione 5 classifica Los Hermanos. Sensazionale. La tua ascesa verso la Serie A è irrefrenabile. Mostrami cos'è la classe. Non deludermi, ragazzo. Sto bene, in questo match dovrai usare una tecnica di un compagno, almeno una volta. Il pubblico adora il lavoro di squadra, ok. Una fortuna roccia. Ok, comincia il match. Non hai. No, per caso non è che puoi uscire dall'uovo che mi saresti molto utile in questa battaglia qua? No. E allora andiamo, che devo fare? Il grande evento di oggi è l'incontro che deciderà se il temerario Get Gonzalez passerà in Serie A sfidarlo Los Hermanos. Per primo sale sul ring il giustiziere di Infili, Get Gonzalez. Gonzale, finiscili, polverizzali, che baffi incredibili. Gonzale, come ti senti oggi? Perfettamente. Oh, sentito? Signore e signori, meglio non farlo arrabbiare. Siete tosti. Spezzatelo. Mettetelo al tappeto. Ah, degli avversari da far venire mal di pancia solo a vederli. Eppure Gonzalez non li teme affatto. Anzi, poco fa ha dichiarato: li riduco in un pugno di polvere. Li impasto con l'acqua e li uso come calce. E poi la persona ha aggiunto: tornate a casa da quella testa di gesso di vostra madre a giocare col NES. Mostruosi semidollati. Delle battute un po' audaci,
Ma vediamo cosa saprà fare sul ring il nostro eroe. Come osa dare della testa di gesso a nostra madre. Ma noi diamo una lezione così convincente che lo dovranno raccogliere col cucchiaino, quello. E un'ultima cosa. Semidollato, sarai tu. Hai capito? Semidollato. Puoi anche non rimanere. Rimangiarti ciò che hai detto. Sei finito. Sei finito. Contro le nostre possenti teste acuminate non esiste alcuna difesa. E tu invece cos'hai per contrattaccare? Un paio di baffoni. Doneranno su quel mucchio di ossa che sta per diventare la tua faccia. E battiamo il gong. Se vinciamo questo match, siamo in Serie A. Mettiamocela tutta. Vediamo di cosa siete capaci. Mostreremo che scarto di potenza c'è tra noi e dei vermi. Hanno 6 punti di vita, attacco 4, difesa, punto interrogativo, ubicazione stadio. Non mi sembra sia possibile sconfiggere adesso se non avete fosse tipo con. Forse il blocco power poteva essermi utile. No, niente. E neanche la super difesa funziona, non posso fare niente. Dove se posso fare tipo la fuga? Teschiolito beta. Punti vita 6, attacco 4, difesa punto interrogativo, ubicazione stadio. Di questo match va a Los Hermanos. E ora ti è passata la voglia di affrontarci? Quando hai bisogno di una lezione, ti devi trovarci. Anche perché noi non possiamo affrontarli finché non abbiamo Yoshi. Arrivederci. Ehi, ma dove è finito l'uovo? Non lo vedo. Sono qui. Ciao Gonzalez, grazie a te l'uovo si è dischiuso e sono nato io, visto che è capolavoro della natura. Tu sei nato da quell'uovo. Oh, che sorpresa. Andiamo subito al dunque. Volete diventare campioni e prendere la gemma stella? Siccome voi mi avete aiutato, io aiuterò, voglio aiutare voi. Sono il fatto mio, credetemi, mi mangio i nemici con un boccone, lasciate che ve lo dimostri. E come mi chiamo? Beh, ecco, io sono appena nato e ancora non ce l'ho un nome. Perché non me ne date uno voi? Lo voglio bello e cattivissimo. Ti metterò un nome da far paura, ti metterò uno Yoshi, perché sì. Yoshi? Nome un po' strano, ma mi piace. Grazie, Gonzales. Mini Yoshi, sei unito alla tua squadra. L'hai chiamato Yoshi. Le abilità di Mini Yoshi? Yoshi pre premi X per saltare in groppa Mini Yoshi. In groppa Mini Yoshi puoi muovere molto più veloce puoi muoverti molto più velocemente, prima poi muovendoti con L. Mentre salti premi premuto A per fluttuare un poco in aria, superare punti altrimenti insormontabili. Premi X per scendere da
da mini Yoshi. Ok, non mi interessa. E andiamo ad affrontare di nuovo. Anche perché sarà l'ultima cosa che faremo in questo episodio. Il match fa il giustizia degli inferi, ok, abbiamo già detto prima. Gonzai, stai tranquillo, quando stai con me nessuno può fermarci. Con un fisico del genere noi non perderemo mai. E battiamo il gong. Gonzai, stavolta abbiamo la vittoria in pugno. Mamma. Non vuoi proprio darti del per vinto, eh? Però ti sei portato anche un pulcino. Chi è la mascotte? Ah, no, ho sbagliato. Errore mio. Può capitare. Faccio applausi, tanto perché posso. Sono abituato con l'attacco, il terzo attacco che si ottiene potenziandolo, quindi ho scritto ripetutamente Hits e no, Hits e ZR invece di tenerlo premuto. Può capitare. Ai ai ai. Stanno usando i nostri stessi corpi appuntiti contro di noi. Maledizione, non scoprite il nostro punto debole. Applausi? No? Dove? Ho sbagliato? Recuperiamo più possibile anche punti stella. Anche se non sono punti stella, volevo fare una parata perfetta. Non ce l'ho fatta. Me l'ha messo KO, non ci posso credere. Ah, ok, meno male che avevo questo fungo qua. Abbiamo finito. Addio. Peccato, per un punto in più potremmo anche salire di livello. Non importa. Credo di potenziare i punti tessera. No. Scenderemo in serie B. Che vergogna. Congratulazioni Gonzalez, sei in serie A. Ci hai deliziato con un match formidabile. Ci aspettiamo molto da te. E ora un applauso per Gonzalez, che è in serie A. Grete Gonzalez. Se compensa per me, ok, sono 14. Ma essere in posizione A. Soddisfatte le condizioni per cessare di classifica. Gonzalez capo le vuole parlare. Mi segua. Ecco Gonzalez. Ma signora Von Fungen, anche lei ora non bussa. Non bussa? Vuoi entrare? Sono costernata. Lasciamo stare, beh, cosa c'è? Ah certo, mi ha portato Gonzalez. Salve Gonzalez, di nuovo. Quattro azioni. Sei entrato presto in Serie A. Onestamente, io ho fiuto al volo i potenziali campioni. Mi aspetto molto da te, ragazzo. Non deludermi. Tieni, un regalo speciale tutto per te. 30 monete, ok, sono molto utili. Posso fare un'osservazione? Ragazzo mio, il tuo vestiario non è degno della tua fama. Magari, quando sarai il campione, potrei regalarti il mio vecchio vestito. Di scena, una tuta aderente a rosa, con le frange dorate. Ti calzeranno come un guanto. Beh, ora puoi andare. Mi segua.
Questo spogliatoio dei lottatori di Serie A. Il regolamento dei match è identico a quello della Serie B. L'unica differenza è che gli incontri saranno più difficili a vincere. Sarà più difficile a vincere. Non mi muoia sul ring e faccia del suo meglio. Arrivederci. Nessuno ci dà il benvenuto. È una mia impressione. Ti tiri dei piedi, vermi. Sito che un tipo in Serie A riscuotendo un successo clamoroso. Sei tu, Gonzalez, il baffone di cui tutti parlano. Io chissà chi mi credevo di incontrare. Gonzalez, cosa dici? Ah, la cintura. Cos'hai da guardare? Forse è un po' come dicevi tu. Gonzalez, questa gemma stella non è originale. Cosa stai farfugliando? Come osi affermare che la pietra della mia cintura è falsa? Il lottatore di oggigiorno non ho rispetto per i campioni. Scusi, ma si sbaglia. Non stavo parlando della sua cintura. Ti prendi per fesso e la fortuna di non essere sul ring in questo momento. E per te sarebbe stata la fine. E comunque, io non mi dimentico di degli sbruffoni. Ci si rivede, pappamolla. Senti, l'ho fatto proprio infuriare. Comunque, sulla mappa magica era segnato lo stadio di Hologon, giusto? E se non è quella della cintura? Se non è quella della cintura, dove sarà la gemma stella originale? Gonzalez, un'email. Chi ti scrive? Se vuoi la gemma stella, d'ora in poi ti conviene seguire le mie indicazioni, Mr. Itz. Chi è questo Mr. Itz? Siamo sicuri di sapere dove si trova la gemma. Forse ti dà indicazioni precise per trovarla. La storia mi puzza. Gonzalez, anche se la gemma stella sua cintura è falsa, dobbiamo lottare lo stesso per il titolo. È la cosa migliore da fare per scoprire cosa succede davvero in quello stadio. Come ultima cosa, voglio salvare. E quindi, nella prossima parte di Paper Mario Portale Millenario, continueremo la classifica del ring. Presumo arrivare quindi il sesto o quinto. E andremo anche, diciamo, un pochino più sotto alla questione della gemma stella, quella vera. Vi saluto e vi aspetto nel prossimo episodio. Ciao lupetti!